Buongiorno gente e benvenuti sul mio canale, io sono Veronica e in questo video vi porto con me in montagna. Questo viaggio è stato organizzato dal mio ragazzo come regalo per il nostro anniversario, per cui anche se non si riesce a sciare e non si possono fare moltissime attività sulla neve, abbiamo deciso di fare comunque questo viaggio perché, vista l'esperienza dello scorso anno, rinunciare alla montagna per un altro anno di fila non ci piaceva come idea. E poi lunedì la Lombardia diventa di nuovo zona arancione e lo saremo per un altro mese, per cui abbiamo deciso comunque di non rinunciare a questo weekend sulla neve. Non so ancora niente né cosa faremo né dove staremo, ma lo scopriremo insieme e una cosa di cui sono certa è che mangeremo un sacco di cose buone e faremo tantissime passeggiate. Tanto siamo qui per una notte e 2 giorni e quindi di più non si può fare. Qua sarà il parcheggio, questo a sinistra. Questo è il parcheggio. Io do, credo, eh. Allora, siamo messi un po' così, quello è lui con le valigie. Abbiamo già fatto questa strada per andare laggiù perché gli uomini, piuttosto che chiedere, preferiscono vagare nel nulla. Carino. Vabbè, c'è questo è carino. Questo. C'è il balconcino. Sì. Ah, bello, Yay! bello. Abbiamo bisogno di guardarlo bene perché non di quelli lì. C'è la vista sulle piste. Sì. Vai. Allora, vi faccio il tour della casa come si deve, così vedete tutto quanto, perché in realtà questo appartamento, anche se è un po' basic, è molto carino, molto funzionale, c'è tutto quello che serve per una vacanza. Allora, la cosa più bella tra tutte, ovviamente, è il balconcino con la vista, poi c'è il microonde, ci sono 2 moche per preparare il caffè, addirittura la macchinetta per il caffè americano, che peccato che non me lo sono portato perché l'avrei preparato volentieri. C'è addirittura anche la lavastoviglie. Wow! Questo è il salottino. Avrei preferito un'altra copertura lì, sinceramente, viola anche no, perché poi se la mettevano un po' in tinta con la tovaglia andava anche benissimo. Però vabbè, non chiediamo troppo. Poi di qui c'è questo armadietto carinissimo. Poi qui c'è il bagno che fa un rumore un po' strano, diciamo che è un po' antico. E poi qui c'è la camera con la TV vintage. E questi sono i letti. Col letto l'avrei preferito matrimoniale, non so perché questa scelta, però ce lo teniamo. E anche da qui c'è la vista sulle piste e sulla struttura principale. La cosa bella è che tutto è in legno e mi piace un sacco. Ora andiamo a mangiare e Andrea ci ha detto che ci sarà un mega ristorante bellissimo che ci delizierà con pietanze tipiche locali e molto buone, quindi andiamo subito a scoprire perché ne vale davvero la pena sicuramente. È arrivato il pranzo, io ho preso i funghi porcini con la polenta e il formaggio sulla piastra. E tu cosa hai preso? I ravioli con salvia, burro e speck.
Stefone. Oggi pomeriggio abbiamo fatto un bellissimo giro sulla neve, abbiamo fatto una lunghissima passeggiata, poi siamo andati a fare un giro in centro. Non mi ricordo se ve l'ho detto, ma siamo a Livigno. Ora mi sta venendo il dubbio di non avervi detto dove ci troviamo, per cui siamo andati a farci un giro tra i negozi del centro e abbiamo fatto anche un po' di shopping, per lo più di cibo e poi qualche altra cosina. Abbiamo preso dei buonissimi formaggi per stasera, qualche affettato per il mio ragazzo e del vino ovviamente, e si mangia in casa anche perché con questo freddo non abbiamo più voglia di uscire e i ristoranti sono chiusi, e anche se quello dell'hotel è aperto abbiamo già mangiato lì a pranzo e mangeremo di nuovo a pranzo domani, per cui direi che è più che abbastanza. Tra l'altro siamo andati a dirgli che in realtà avevamo prenotato una camera con un letto matrimoniale, quindi sono venuti e hanno sistemato il letto, ma hanno semplicemente cambiato il lenzuolo di modo che i materassi rimangano uniti. Ma abbiamo deciso di accontentarci anche perché hanno fatto questo piccolo sforzo, per cui abbiamo detto va bene, tanto. Altre camere non avevano e non avevamo altra scelta. Buongiorno, stamattina siamo già pronti all'avventura, stiamo per prendere la motoslitta per farci un giretto e io non vedo letteralmente l'ora perché non ci sono mai salita su una motoslitta e mi entusiasma un sacco questa cosa qua. Comunque devo dire che Livigno mi sta piacendo un sacco, proprio per il fatto che c'è un sacco di spazio in pianura e quindi si riescono a fare moltissime passeggiate. Ieri abbiamo fatto alla fine 9 km di camminata. Non male per essere in vacanza. Sei pronto? Amore, sei stato bravissimo. Abbiamo fatto una bella passeggiata. Davanti a noi c'era una piccola famiglia con un bambino che andava a 5 all'ora e questo ci ha fatto allungare il giro di giusto qualche minuto, quindi ce lo siamo goduti un pochino di più rispetto agli altri che sono andati tutti spediti, quindi a tratti abbiamo rallentato per poi accelerare. E non una volta ho detto vai piano perché stava rischiando di farmi volare letteralmente giù, ma vale davvero la pena perché è bellissima la vista da dentro la valle. Eccoci di nuovo qua, siamo alla latteria di Livigno, andiamo a vedere che cosa hanno lì dentro. Rilassante, e quindi siamo andati a fare il giro in motoslitta.
è stato davvero bello. Poi abbiamo camminato un po' e poi siamo andati a mangiare. Io ho mangiato una cosa super sana, ho preso una zuppa di verdure, mentre il mio ragazzo ha preso i pizzoccheri, che io purtroppo non ho potuto prendere perché non c'erano, senza glutine. E adesso è un po' che stiamo passeggiando sui sentieri pieni di neve, e qui è davvero bellissimo, devo dire. È un posto meraviglioso e sono davvero contenta di aver passato un weekend qui in mezzo alla neve, in mezzo a tutto questo sole. Siamo stati molto fortunati per il tempo. Spero l'anno prossimo si ritorni un po' di più alla normalità, perché mi piacerebbe tornare qui per sciare, per tornare a fare un po' di attività sulla neve, perché è davvero bello e le piste sono davvero comodissime perché sono attaccate agli alberghi, alle case, ed è davvero spettacolare come posto, non me l'aspettavo così bello. Detto questo, spero di avervi fatto vedere un po' di posti carini, e se non ci siete mai stati, spero di avervi dato l'ispirazione a venire a visitare questo posto bellissimo. Ovviamente quando lo potremmo fare, perché adesso dovremo rimanere di nuovo rinchiusi tutti quanti in casa, ma quando si potrà viaggiare di nuovo, questo è davvero un posto da visitare, assolutamente. Detto questo, io vi ringrazio di aver guardato questo video. Come sempre vi mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!